Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed 2. Nell'ultimo episodio siamo arrivati a Roma e adesso ci dobbiamo introdurre nella Cappella Sistina e dobbiamo assassinare Rodrigo Borgia, lo spagnolo. Quindi dobbiamo entrare nella tana del lupo. E io direi di... ecco, appunto, direi di incedere, ma il buon Ezio non incede. Ecco, dai, bravo. E devi andare in per di qua. Aspetta. Scendi, vai in per di là? Forse? No. Olè, braverrimo. Ok. Cerchiamo di non cadere malamente, Ezio. Allora, io direi che de qua. Sicuramente de qua. Perché vedo il percorso. Olè. Vai. Bravissimo. Forse siamo alle battute finali. Oddio. Laggiù, prendetelo! Sta scappando! Vabbè. L'importante è che... l'importante è che non serve essere stealth. Aspetta un attimo. Proviamo a usare codesta. Il coltellaccio da macellaio. Vabbè. Attenzione. Oh, benissimo, benissimo. Attenzione. No. Vai così. Ma che fa? Bravissimo, dai, grand'ermo. Ok, direi che questa ce la siamo sbrigata. Una medicina, che avevamo già sbrigata una? Ah, beh, giusto, vedi. Vabbè, damos. Allora, io presumo che qui non si apra, ok. Quindi dobbiamo andare in per... ah, ecco, vedi? Interagiamo. C'è una leva. La azioniamo? Ma certo! Un altro mercenario. E dai, però. È qui! Questi sono... perdite di tempo per noi, eh? Attenzione, attenzione. Dai, dai, Ezio, archivia pure questa. Olè, archiviato. Una vera e propria esecuzione, oserei dire. Cioè, stia buono lei, faccia quello che deve fare. Olè, dai, vai, finiscilo. Ma che fai? Ma io boh, che cazzo non la fa? Vabbè, vabbè, il fine giustifica i mezzi, va bene anche così. Damo sempre di qua. Anche no, de là. Questo lo facciamo fuori così, in stealth. Benissimo, benissimo. Azioniamo anche questa leva, che ci apre un passaggio sul giro. Esatto. Vai. Olè. No, ma che fa? Ma... no, vabbè, certe volte fa delle cose veramente... questa è la grave pecca di Assassin's Creed. Allora, usiamo le bombette, ma... da dove pensate che venga? Da Napoli. Da Napoli. Non dovresti stare le... qui. Olè. Laggiù. Olè. Non lasciatelo scappare! Ma che... ma... vabbè. Prendiamo... il coltellaccio. Togliamoci di mezzo anche questo. Dai, così. Oh no, mi faccia il piacere. Cioè, lei deve pedire male. Olè. Benissimo, grazie. Allora, dobbiamo proseguire in per di là.
Ok, ci siamo. Assassino! Assassino! Ah, dobbiamo andare a cavallo? Oh, ah. Cioè, tutta sta cosa per andare a cavallo e poi... Là, addosso! No! Non rimarrà nulla di te da seppellire! Damose! Vediamo se riusciamo ad andare lo stesso. No! Damose! Provaci, verde! Chiudete i cancelli! Fermate l'intruso! Ma cosa? Cosa chiudete i cancelli? Non li chiudete i cancelli! Sono qui, fratello! No! Avanzatelo! Oh! Ma che si è addormito! Coraggio, demonio ti aspetta! Ora! Siamo uniti, non ci batterà! Ma non c'avete scampo, io lo dico. Olè, ve l'ho detto. Dai, poi due. Colpite al momento opportuno. Dai, Cercate di prenderlo alle spalle. Dai, così, Ezio. Facciamo fuori pure questi, leggeria, sportiveggianza, ce la fai, ce la puoi fare. Che divertimento. Attenzione. Attenzione, eh. Dove credi di andare? E dai, però, dovete morire, Ecco qua, benissimo, dai, è così. Grand'errimo, ok, ce l'abbiamo fatta, vediamo un po'. Ok, adesso andiamo in per di qua, possiamo salire lo stesso, giù. No, su, c'hai ragione, su. Così, benissimo, poi vai così. Grand'errimo, Ezio. Laggiù, eh! Eccolo, addosso! Zitto. Non ci sfuggirai! Zitto, ok. Neppure questi sono andati. E proseguirei per di là. Ora! Vai! Potrebbe essere. Fermatelo, ragazzi! Fuori uno, fuori due. Questo sarà un po' più tosto. Usiamo questo. Vai! Ole. Questo è un po' più tosto. Dai, finiscilo. Bravissimo, grand'errimo. Dai, damose ancora. È tosta questa ultima Mission Impossible. Vai. Cioè, tosta, non è che è tosta. Nel senso, è lunga, eh. Ah, siamo arrivati, va. Zitto, ok. No, ma che fa? Il salto della fede, Ezio. Olè, adesso facciamo fuori questo. In stealth? Vogliamo farli fuori in stealth? Ma sì, stealthiamo un pochetto. Fuori uno. Fuori due. Non te ne andrai così. Presto ci farai divertire, sarai il bersaglio delle pietre. Ma dei cosa, ragazzi. Cosa? Così ti voglio, cattivo e cazzuto. Bravissimo, Ezio, dagli così. Olè.
battaglie. Allora, oggi è domenica. Cerchiamo di archiviare questa situazione. Dai, così. Ho detto, era meglio che mi lasciavate sta e passavate la vostra domenica in famiglia, no? Guarda questo cretino. Io, cioè, fa delle cose veramente. Io non sono io che mi vuoi fare certe cose, giuro. Assegniamo questo. Laggiù, eccolo! Addosso! Tagli così. Non rimarrà nulla di te da seppellire. Ma lo dici te? Secondo me è il contrario, guarda, eh. Fuori uno. E fuori due, vai. Proseguiamo. Che diavolo ci fa? Non dovresti stare qui. Laggiù! Là! Prendetelo! Tu sei un arciere, se non sbaglio, per cui voglio dire, no, ma che va a fare l'arciere sui tetti, va? Era meglio. Te risparmiavi sta, ecco. Via. Damose. Eccolo, zitto. Allora, quanto dobbiamo andare avanti? Siamo quasi arrivati? Penso di sì, vediamo. Roa! Aspetta però, va. Facciamo così, mettiamo la spada. Ora che demonio ti aspetta? Aspetta. Vai di bombetta. Ma sei cretino. Cioè, potevamo farli fuori tutti. Bob, lasciamo perdere. Un imbecille, abbiamo sprecato pure le bombe fumogene. Eccolo! Abbiamo sprecato le bombe fumogene. L'uccisore del grande assassino. Cosiente, ora! Dovrà prendere dei rischi. Colpiremo allora. Ole. A posto, manchi solo te, è bello. Ok. Aspettiamo che non ci cercano più. Non ci cercate, noi non ci siamo, non ci siamo. Siamo seduti qua sopra e ci avete visti, ma noi non ci siamo in realtà. Se mi avete visto, venite su. Niente, devo andare a uccidere questi. Muovetevi, idioti! Là! Vediamo, cosa abbiamo? La cippa. Andiamo a provare. Prendiamolo! Niente, non... Aspetta. Attenti a non scoprirvi, uomini! Questo ci... Ok, aspettate un attimo. State, questo è furbo. No, lasciamo perdere, va. No.
aspettiamo troppo tempo. Guarda come morimo mo, eh. Te credevi, dei beccamme. Azzeccassi poi una mossa, cioè io... Ecco, e dagli però, sferra l'attacco vincente, no, quando... Non lo fa, non lo fa, non lo fa. Dai, è morto, va. Vediamo un po' se abbiamo qualche kit medico da questi che sono un po' più cicciosi, sì. Vediamo. No, perché non so che ci aspetta dopo, capito? Quindi... cerchiamo di prendere quello che si può prendere. Ole. Allora, adesso dovremmo riuscire, eh? Ad azionare, ok. A posto, abbiamo aperto la porta. Là. Là. Damose. Attenzione, attenzione. Allora, mo mi devo mimetizzare. Carissimi, carissimi, gentilissimi. Allora, lì c'è una guardia. Cerchiamo di non farci prendere. La dobbiamo uccidere. Io mi aggrego a voi. Poi quando passiamo, ecco. Prima faccio fuori questo. E poi faccio fuori quello. Sono solo operatore. Zitti, ma. Ma io boh. Ma sono cretini questi. Vabbè. L'importante è che abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. Cioè, posso dire. Stessa cosa anche qui? Me sa di sì. Anzi, qui camminano pure. Devono caricare il terzo della sorte. Perché zitti, 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 zitti. Mimetizziamoci, zitti, zitti. Zitti. Dio, ti prego. È andato di là, ha visto il cadavere, sì. Ucciso. No, che fa? Che fa? Qualcuno di voi. No, ma che fai, cretino, imbecille? Ma è un imbecille, Ezio, è un imbecille, perché io non gli ho detto di salire là sopra, cioè io volevo girare l'angolo e andare a uccidere quello, cioè questa cosa negli Assassin's Creed non cambierà mai. Vabbè. Vabbè. Va bene. Bene. E ricominciamo da capo. Benissimo. Facciamoli andare avanti, così non si spaventano magari. Ok. Questo non ci ha visto. Ok, non si sono spaventati. Andiamo qua. Altra zona. Siamo al Vaticano, attenzione. Allora, quello si è mosso adesso. Fa il giro, il giro in giretto, fa il giro in giretto. Aspetta, mettiamoci qua. Aspettiamo che ripassa. Ok. Sono solo di passaggio. Non c'è niente qui. Tutte a me devono capitare. Laggiù. Ma vaffallova. Va. Là, non fatemelo scappare. Vabbè. Ci riusciremo, ci riusciremo.
Sicuramente ci riusciremo. Un po' di pazienza. Allora, si ricomincia. Vadino, vadino, così non si impressionino. Olè. Questo non ci vede e va bene. Apriamo la porta. Mi insinuo qui tra i commensali? Dai, canterrimi. Sarà lo sgarro di qualche nobile. Mi metto qui, attenzione. Non ci facciamo scoprire. Che come ci beccano? Un attimo. Devo acchiappare subito questo, però, Forse mi dovrei mettere là, però. Oh, questi urlano. Aiuto, aiuto! Voglio restarne fuori! Ma vaffallova! Di qualunque cosa si tratti, voglio stare via! Vabbè. E riproviamo. Allora, riproviamo ancora una volta, prima o poi ce la faremo. Voglio restarne fuori! Ma siete imbecilli! Olè? Questo non ci ha visto, là. Benissimo. Allora, adesso vediamo un po' qui come possiamo fare per non farci vedere. Voglio provare a mettere... No, aspetta, aspetta. Voglio provare a mettermi qua. Perché se lui non mi vede, quando fa il giro entra qui, io lo one shot. Quelli urleranno aiuto, aiuto. Mi metto da qua. Folli, pazzi, devo andarmene di qui. L'importante è che non mi vedono. L'importante è che non mi vedono. Anche se si sono allarmati tutti quanti. L'importante è che non mi vedono. Ok. I padri parroci fanno le loro cose. Ok. A posto. Allora lì ce ne stanno due. Certo, le fumogene adesso mi avrebbero fatto comodo, molto. Che mantello bizzarro. Attenzione, scusate, che se io riesco. Ok, proteggimi. Poi me ne vado. Me ne vado. Voglio restarne fuori. Cosa ho fatto per meritarmi questa punizione? Lasciatemi pace. Solo che mo non rimane più nessuno. Non rimane nessun monaco per farmi da. Non rimane? Signori monaci, tornate. Ma se io mi metto qua, mi vedono? Vediamo da che distanza mi vedono. Dio, per
Perdonami! Cosa ho fatto per meritarmi questa punizione? Mantello bizzarro. Attenzione. Da dove pensate che venga? Napoli. Che potevo provare con la pistola. O con i pugnali. Allora, la pistola. No! Ma vaffanculo, va. Quale strada avrà preso? Vabbè. Allora, riproviamo. Questa prima parte è molto semplice. Ole. Peccato che le bombe fumogene non ce l'abbiamo più. Vabbè. Ole. Scappate, scappate, andiamo in per di là. Vediamo un po' come possiamo risolvere questa situazione che è alquanto ostica, devo dire. Allora, ci mettiamo qui e facciamo fuori quello che fa il giretto. Olè. Lasciatemi in pace, vi giuro, non c'entra nulla. Lasciatemi in pace, vi giuro, non c'entro nulla. Attenzione, attenzione. Ora andiamo a vedere il cadavere, a posto. Subito. Sono solo di passaggio. Fatemi avanti. Non c'entro niente. Fermo là, messere. Sì, messere. No, non è. No, dai. Lasciatemi in pace. Ma vaffanculo. Non c'entra nulla. Dietro di te? Beh, forse. Allora, riproviamo di nuovo da questo punto. Io faccio fuori sempre anche questo perché non si sa mai dovesse poi... Perché in realtà qui basterebbe far fuori anche solo questo, in realtà. Però si sa mai se dovesse destare per qualche motivo. Ce lo ritroviamo davanti in faccia. Allora, io mi fermo qua. Ma come cammina questo? Vabbè. Attenzione. Non c'entra nulla. Punizione. Siamo su di là. Aiuto, guardie! Bisogna andare. Lasciatemi stare, non mio Dio. Via, via, via. Sono solo di passaggio. Ok, lì c'è la guardia che va a dire: "Oh my god!" Sono impazziti. Via, via. Lasciatemi in pace, lasciatemi in pace. Guarda sti monaci che si sono destati tutti. Dio, perdonami. Cosa ho fatto per meritarmi questa punizione? Ma state buoni, state buoni. Dio, perdonami. Cosa ho fatto per meritarmi questa punizione? Mio Dio. Via, via, via. Allora, adesso quello fa sempre il giretto. Via. Maledizione! Lasciatemi in pace! Bombe fumogene. Giuro, non c'entro nulla. Bisogna andarsene di qui! Meglio fuggire di qui! Presto! Presto! Bisogna andarsene di qui! Bisogna andarsene di qui! Vediamo se riusciamo a far fuori questo. Madre santa! Meglio filare! Un altro forestiere. Vi prego! Di qualunque cosa si tratti, voglio starne fuori! Vi prego! Attenzione, attenzione. Allora, ne rimangono due. Che però... Correte.
parte, sono impazziti. Però uno è girato proprio dalla parte nostra. Come si fa? Dio, perdonami. Cosa ho fatto per meritarmi questa punizione? Mio Dio. Come si fa? Se non manca andare in alto. Correte, sono impazziti. Allora, con calma, con calma, con calma. Presto, presto! Di qualunque cosa si tratti, voglio starne fuori, vi prego. Però potrei, da quella parte, aspetta un attimo. Attenzione, attenzione, che fa? Si muove? No, non si muove. Voglio restarne fuori. Un altro forestiero. Si è mosso? Si gira dalla nostra parte. Attenzione! Assassina! Che assassino? No? Per la miseria, voglio restarne fuori! Ma se salgo sul muro li assassino tutti e due? Non credo. Via! Via! Maledizione! Bah, che roba! Che roba! Ce l'ho fatta. E però se sbagliamo adesso ricominciamo da capo, Ci dico, Rodrigo, senza farti scoprire. Attenzione, attenzione. Dov'è Rodrigo? Rodrigo? Lasciatemi stare, non c'entro nulla con tutto questo. Credo in unum Deum, Patrem Onnipotente. Ma tu sta? Factorem Celi et Terra. Visibilium omnium. Qua sotto, mi sa, Aspettiamo, aspetta. Unum Dominum Jesu Cappella Sistina. Accediamo. La Cappella Sistina, ispirata all'architettura del Tempio di Salomone, è la stanza più famosa degli appartamenti vaticani che costituiscono la residenza papale. I celebri affreschi sul soffitto della cappella non erano ancora stati realizzati nel 1503, perciò è inutile cercare il dito di Dio proteso verso Adamo, ma gli affreschi che ornano le pareti, opera, tra gli altri, di Pietro Perugino, Sandro Botticelli e Domenico Ghirlandaio, non sono certo da meno. Essendo la cappella personale del Papa, spesso vi si celebrava la messa, ma è anche il luogo in cui, alla morte di ogni papa, si tiene il conclave. I cardinali vengono rinchiusi nella cappella e non possono uscirne finché non viene eletto un nuovo papa. Sono le fumate che fuoriescono dal camino ad annunciare l'avvenuta elezione e la liberazione dei cardinali. Ma la cosa peggiore è che nessun cardinale, a meno che non fosse malato, poteva portarsi più di un servitore all'interno. Che crudeltà! Ad oggi c'hanno ogni comodità, nel senso che staranno pure chiusi là dentro ore, ma c'hanno da bere, da mangiare, c'hanno tutto, non gli manca niente, parliamoci chiaro. Cioè, posso dire? Sei unigenito. Ok. Et ex patre, un po' di storia ante omnia secula. Di prima e di adesso. Allora, riusciamo a saltare di qua senza cascare di sotto? Quasi. Genitum non factum consubstantiale in patri per quem omnia facta sunt. Allora, presumo sia questo, Rodrigo. Quindi no, non casca mai sotto. Ex Maria Virgine et homo factus est. Là. Pensavo di aver superato tutto questo. E invece no. Ho atteso troppo a lungo. Perso troppe cose. Requiescasi in pace, bastardo. Non credo proprio. Bastone, il bastone. No! Come puoi resistere? Capisco. Grazie di avermi portato la mela. Ora dammela. Vai a farti fottere. Giusto. Sempre combattivo, come tuo padre. Beh,
Gioisci pure, ragazzo, perché lo rivedrai molto presto. Tu la darai a me. Come vuoi. Affascinante. Un potere immenso. Ma se credi che ti possa salvare, sei un illuso. Ok. E perché non me lo fa? Perché non me lo fa assassinare? Scusa, tu credi di poter continuare? Con una spada. Non gli famo niente. Aguanta, aguanta. No. Si difende bene il tizio, eh. Attenzione, attenzione. E dai, però. Ti farò a pezzi, assassino. Ma cosa, cosa? Mi sa di sì, mi sa di sì. Anche sì. Rodrigo, però devi morire, ciccio. Fai bene a temermi. Aspetta un attimo, ma forse adesso possiamo. Aspetta. Un trucco astuto, ma inutile. Ma mettiti dritto. Perché te metti così? Vabbè, non ho parole, non ho parole. Ti farò a pezzi, assassino. Ma cosa? Tanto devi morire. È la storia. Cioè, posso dire. Ma dove cazzarola tiri, Ezio? Un trucco astuto, ma inutile. Dai, ma non devi, puoi fermarmi. Devi fare con... Ma io, boh, ma perché? Perché succedono queste cose? Fai bene a temermi. Ma io non ti temo, io ti avrei già ucciso. È che questo è embriaco, è embriaco. Di prima mattina è embriaco, Ezio. Quanto credi di poter continuare così? Ma tu quanto credi? Perché cioè stai a morire, eh? Io vorrei farti notare. Dai, due tacchette. Ma che fa? Che fa? Fai bene a temermi. Ma io non te temo, non te temo proprio. Certo, ci stanno altri due Ezio, quindi siamo ipoteticamente 3 contro 1, però vabbè. Non puoi fermarmi. Ma sì, è scritto nella storia, lo vedi? No, non l'avrai mai. È finita, Rodrigo. Smetti di combattere e farò in modo che la tua morte sia rapida. Davvero, Ezio? E tu al posto mio ti daresti per vinto così facilmente? Aia. Vediamo di scoprirlo. Finalmente. E ora mi occuperò di te. Vabbè, ma che cretino, dai. Ma non si può, ma non si può. Do. E so due.
Vabbè. Cioè, ma finisce così, no? Sono due volte che te fai fregare, però, eh. Io boh. Trova il passaggio segreto. Eccolo. Ok. Eccolo. Ok. Mo scendiamo. Solo che mo... Come siamo messi? Aspetta un attimo. No. Vabbè, niente. Damose così come stiamo. Speriamo bene. Non so dove andiamo mo. Ah, mo a sinistra o a destra? Sarà uguale, no? Che luogo è mai questo? Abu. Attenzione, sta là. Mi butto! Apriti, maledetta! Apriti! Sì, sì, siamo... È finita, Rodrigo. Niente più trucchi. Niente più antichi manufatti. Niente più armi. Vediamo di che pasta sei fatto, vecchio. E va bene, se è questo che vuoi. Dai, a pugni? Così mi piace, a pugni. Ma do cazzo, allora tiri. Che cos'è che vuoi dalla cripta, Rodrigo? Non sai che cosa hai custodito all'interno? Vuoi dirmi che il grande potente assassino non c'è ancora arrivato? Arrivato a che cosa? Dio. Lì dentro c'è Dio. E ti aspetti che io creda che Dio vive sotto il Vaticano? Un'ubicazione più logica che un regno tra le nuvole, ne convieni? Circondato dai cori degli angeli. Un'immagine deliziosa, certo. Ma la... Supponiamo che io ti creda. Che cosa pensi che farà quando aprirai quella porta? Non mi importa. Non voglio approvazione. Voglio il potere. E credi che vi rinuncerà? Qualunque cosa attenda oltre quel muro non potrà resistere al bastone e alla mela. Sono creati apposta. Dio dovrebbe essere onnisciente e onnipotente. E tu credi che due vecchie reliquie possano nuocergli? Tu non sei nulla, ragazzo. La tua immagine dei creatori viene da un vecchio libro. E bada bene, è un libro scritto da uomini. Ma se sei papa, come puoi rinnegare il testo centrale della tua fede? Non ti facevo così ingenuo. Sono diventato papa perché mi dava l'accesso. Mi dava il potere. Tu pensi che io creda una singola maledetta parola di quel libro ridicolo? Tutte menzogne, superstizioni. E allora? Fatta ammazzare, va. È finito di chiacchierare. Piglialo. Dai, gli manca poco. Dai. Ma dai. E mori, Madonna. Quanto ci vuole? Su, su, crepa, crepa, crepa. Devi morire. Dagli così, dagli così. La. Oh, gli hanno fatto. Non puoi. Non puoi. È il mio destino. Il mio. Io sono il profeta. Non lo sei mai stato. Falla finita, allora. No. Ucciderti non mi ridarà la mia famiglia. Ho finito con te. Nulla è reale. Tutto è lecito. Requiescati in pace. Giusto, bravo, bravo, Ezio.
Ok, nella tana del lupo. Quindi questo lo possiamo prendere adesso? Ricordaci, sequenza 14 completata. Ma non lo possiamo prendere questo? Lo lasciamo qui? Vabbè, andiamo, dobbiamo andare là. Andiamo là. E quindi? Salute, profeta. È un bene che tu sia giunto. Vediamola. Per renderti grazie. Ma non stava sul bastone la mela. Vabbè. Dobbiamo parlare. Chi sei? Ho molti nomi. Quando morì, era Minerva. Prima, Merva e Mera. E così via. E anche gli altri. Giunone, un tempo chiamata Uni. E Giove, un tempo chiamato Tinia. Voi siete gli dèi. No, non dèi. Siamo solo venuti prima. Anche mentre camminavamo sulla terra, la tua razza cercava di comprenderci. Eravamo più avanti nel tempo. Le vostre menti non erano pronte. E nemmeno ora. Forse mai. Non importa. Magari non comprenderete noi, ma comprenderete il nostro monito. Dovete. Fatico a comprendere ciò che dici. Le nostre parole non sono rivolte a te. Ma che stai dicendo? Non c'è nessun altro qui. Basta. Non intendo parlare con te, bensì attraverso di te. Tu sei il profeta. La tua parte l'hai fatta. Tu sei il suo tramite, ma ti prego, taci! Lasciaci comunicare. Ascolta. Quando eravamo ancora carne, la nostra casa ancora intera, la tua razza ci tradì. Noi, che vi avevamo creato, che vi avevamo dato la vita. Noi eravamo forti, ma voi eravate tanti. E bramavamo entrambi la guerra. Eravamo così concentrati sulla terra che trascurammo di guardare il cielo. E quando lo facemmo, il mondo bruciò finché non restò altro che cenere. Doveva finire lì e basta. Ma vi avevamo fatti a nostra immagine, fatti per sopravvivere. E così facemmo noi. Eravamo in pochi, sia noi, sia voi. Ci volle sacrificio, forza e compassione. Ma ricostruimmo. E mentre la vita tornava sul mondo, cercammo di assicurarci che questa tragedia non si ripetesse. Ma ora stiamo morendo. E il tempo è contro di noi. La verità si è fatta mito e leggenda. Ciò che creammo viene frainteso. Possano le mie parole preservare il messaggio e ricordare ciò che abbiamo perduto. Ma possano anche portare speranza. Devi trovare gli altri templi, costruiti da chi sapeva rifiutare la guerra. Volevano proteggerci, salvarci dal fuoco. Se li trovi, se la loro opera verrà preservata, lo sarà anche il nostro mondo. Fai in fretta, il tempo stringe. Stai in guardia contro la croce. Saranno molti i tuoi nemici. Ok. Quindi? È finita. Il messaggio è recapitato. Ora lasceremo questo mondo. Tutti noi. Non possiamo fare di più. Il resto è in mano tua, Desmond. Attenzione, che cosa? Desmond. Chi è Desmond? Non capisco. Ti prego, aspetta. Mi restano mille domande. Non c'è tempo, Ezio. E troppi ne verranno dopo di te. Ma che cazzo? È quello che dico io. Cioè,
esattamente stesse parole, ma non le dico io, eh. È finito Assassin's Creed 2. Attenzione, non me l'aspettavo neanche io. Attenzione. Ma finisce proprio così? Finisce? Perché c'è quel punto esclamativo? Cioè, ci devo cliccare? Devo cliccare? Boh. Vabbè, comunque abbiamo finito anche Assassin's Creed 2. Adesso tocca. Abbiamo meno di 10 minuti. Serve l'equipaggiamento. Pronti ad andare prima che. Desmond. Sì, sì. Va bene, Sean. Voglio che tu e Rebecca sgomberiate tutto quello che c'è qui e lo carichiate sul furgone. Tu e io ci occuperemo dei Templari. Cosa? Sono qui? Sapevamo che prima o poi ci avrebbero trovato. Anzi, mi sorprende che ci abbiano messo tanto. Andiamo. Ah. Ah, tocca a noi, così, con i titoli di coda? Sì, però Desmond, datte una mossa, cioè, posso dire. Allora, qual è il piano? Ce la battiamo da qui e poi? C'è un'altra casa sicura, abbiamo compagnia. Ecco. Ma, sui titoli di coda? Il furgone è poco più avanti. Il furgone è poco più avanti, quindi dobbiamo raggiungere il furgone, giusto? Mi stai dicendo questo? Di che? Signor Miles. Che piacevole svolta, del tutto inattesa. Temevo che avrei perso molti altri uomini per trovarvi. Che gentili a risparmiarmi la fatica. Che cosa vuole, Vidic? Che torniate a casa. Ci siete mancati. Abbiamo così tanto lavoro da fare tutti assieme. Non succederà, Warren. Purtroppo continua a deludermi, signorina Stillman. Le ho salvato la vita una volta, se lo ricorda? Ed è così che mi ripaga? Mi ha salvato solo per continuare i suoi esperimenti, distruggendo la vita delle persone. E per cosa? Oh, la solita frusta obiezione. E dire che, se ben ricordo, lei era dalla mia parte. Le sue mani sono sporche del loro sangue, quanto le mie. Devi assolutamente fermarlo. Ci provo. E come? A cazzotti? Oh, oh, ma che fa? Bastona? Aspetti un attimo. Ma scusate, questo dorme. Ma aspettino, aspettino, perché pare che le cose siano un po' diverse da... No, niente. Ah, ecco, wow. Con a picchio. Attenzione, con a picchio. Picchio. Anche no, mi sposto con a. Ma allora come picchia sto cretino? Ah, ecco, con X. E perché non picchiava prima con X? Meno male che sta a fare tutto. Olè. Bravissima. Sei stata bravissima, meno male. E dai però, cioè, ma se non tiri fuori, picchia, no, picchia, bravissimo, la lama celata, se non funziona, picchia, 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 la lama celata funziona quando facciamo lo stealth, ma se non funziona, picchiaci, no, picchiaci, bravissimo, così, cioè, che all'inizio mi fai il tonto, l'otto, che tira fuori la lama celata e poi non la usa. Cioè, a che serve? Picchiaci e basta, no? Non fare il tordo. Tordo, tordo. Ole, dai. Dove sta il furgone? Eccolo qua. Damose. Oh, ma c'è. Oh, oh, Doc. Siamo io e lei da soli, a quanto pare. Si goda pure la vittoria, signor Miles, per quanto effimera. Vabbè, Desmond, dobbiamo andare. Sì, vabbè, lo potete far fuori però, posso dire, Eccoti, avanti. Aiuta Lucy a salire. Su, svelto, dobbiamo andare. Avrai la tua vendetta, Desmond. Warren farà la fine che merita. Te lo prometto. Che succede ora? Dove andiamo? C'è un capanno a nord. Là saremo sicuro, almeno per un po'. Devo analizzare i dati della tua sessione per capire cosa succede. E poi? Ecco fatto, ora sei collegato. Ci aspetta un bel viaggio.
Ho pensato che nel frattempo volessi dedicarti a Baby. Bene, ma ho qualche domanda prima. Che cosa diavolo era quella nella cripta? Quello che hai visto conferma i miei timori. I Templari non sono il vero pericolo, proprio per nulla. E qual è allora? Il sole? Cosa ci farà? Brucerà la terra? Ne dubito, ma... non so. Ultimamente si è parlato dell'indebolimento del campo magnetico terrestre. Basta un'eruzione violenta per invertire i poli e l'orientamento geomagnetico. Almeno in teoria, ma se accadesse, la Terra diventerebbe geologicamente instabile. Molto instabile. Sembrano vaneggiamenti di pseudoscienziati, ma è certo che una catastrofe avesse colpito gli uomini della prima civilizzazione. E quella donna, come si chiamava? Minerva, giusto? Sembrava convinta che sarebbe accaduto una seconda volta. Cioè, in ogni caso, siamo fottuti. Non saprei. Andiamo avanti coi video. E tu continua a scavare nei ricordi. Potresti scoprire altro. D'accordo. Sarà bene che inizi. Ok, basta, è finita? Hanno finito anche di chiacchierare? Benissimo. Allora, sono molto contenta, molto 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 contenta di aver finito questo Assassin's Creed, anche se gli ultimi episodi sono stati un po' così. E appunto, cioè nel senso, non un po' così, nel senso che non mi sono piaciuti, nel senso che io stavo un po' così. Per cui non sono venuti proprio perfettamente come avrei voluto. Ma insomma, va bene lo stesso. L'importante è che, appunto, ripeto, questa è un... cioè, gli Assassin's Creed, portarli tutti sul canale è una cosa mia, perché mi piace avere tutta la saga sul canale. Abbiamo concluso anche il secondo, sono molto contenta. E adesso ci aspetta Brotherhood, il brodino, il Brotherhood. Che spero non mi dia problemi con il pad, quindi che non ci sia bisogno del solito fix e che io possa giocarlo con il pad dell'Xbox senza problemi. E la differenza tra il primo Assassin's Creed con Altair e questo, il secondo con Ezio, è abissale. Sicuramente 10 milioni di volte meglio questo Assassin's Creed 2. Non solo per... cioè proprio a livello di gameplay prima di tutto, perché quello era un... c'hai l'obiettivo, uccidilo, torna, c'hai l'obiettivo, uccidilo, torna. Ma anche a livello di proprio tecnico, a livello tecnico, Assassin's Creed il primo Assassin's Creed è veramente disastrato. A distanza di anni è rimasto disastrato, cioè una cosa veramente ingiocabile. Questo si vede già che l'avevano curato un po' di più. Ovviamente l'unica pecca degli Assassin's Creed che rimane fino a Valhalla poi alla fine è questa cosa di quando gli dici salta di qua, salta di là, vai di qua, vai di là, picca da destra, picca da sinistra, loro fanno un po' come gli pare. Però diciamo che negli anni la cosa un po' è migliorata, devo dire la verità. E quindi diciamo l'unica pecca che rimane è questa qui, che comunque il personaggio non fa mai quello che gli dici. Anche nel combattimento, no? Tu gli dici schiva, non schiva, schiva dopo, schiva quando gli pare. Vabbè, insomma, un po' di cose storte ci stanno, però sicuramente questo Assassin's Creed 2 è molto molto bello, molto molto bello. Si fa giocabile molto tranquillamente e mi è piaciuto tanto. Sono molto contenta di averlo recuperato. E niente, io vi ringrazio per aver seguito anche questa serie di Assassin's Creed 2 e quindi da domenica prossima cominciamo con Brotherhood. Ci avviciniamo a Valhalla, se io ancora voglia. Troppi ce ne stanno da fare ancora, però piano piano ci arriveremo. Sicuramente per quando arriveremo a Valhalla avranno annunciato o sarà già uscito il prossimo Assassin's Creed, ma a noi non ce ne frega una cippa, perché poi arriveremo a giocare anche quello. Io cercherò di ottimizzare i tempi più che posso, ma ripeto, questa è una cosa mia, per cui l'appuntamento rimarrà domenicale e me lo gioco in maniera molto scialla e un po' come se appunto veramente la domenica mattina, perché io lo registro comunque di mattina perché il pomeriggio lavoro, come se andassi al bar e raccontassi la mia giornata del giorno prima, per dire. Quindi molto scialla, molto tranquilla, molto sonnolotta, sicuramente sonnolotta.
Allora, detto questo, io vi lascio al resto dei titoli di coda. Vi ringrazio ancora per aver seguito la serie e noi ci sentiamo domenica prossima per Assassin's Creed Brotherhood. Ciao a tutti!